il signor Cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, esprime un saluto al Cardinale Martini a conclusione della messa esequiale. Carissimi sacerdoti e fedeli e amici tutti, mi è difficile dire una parola in questo momento. Tante sono le emozioni, tanti i ricordi che si accumulano, tante le voci ascoltate che si sono riversate in questi giorni come un fiume nel mio cuore. Sì, mi è davvero difficile parlare. Il Cardinale Martini mi ha imposto le mani per la consacrazione episcopale. Lui è stato per me, come per tantissimi altri, punto di riferimento per interpretare le divine scritture, leggere il tempo presente e sognare il futuro, tracciare sentieri per la missione evangelizzatrice della Chiesa in amorosa e obbediente docilità al suo Signore. Il Cardinale Martini mi ha accolto come suo successore sulla cattedra di Ambrogio e Carlo, consegnandomi il pastorale mentre mi diceva: «Vedrai quanto sarà pesante». Mi è difficile parlare, eppure vorrei in questo momento tentare di essere voce di questa Chiesa di cui il Cardinale Carlo Maria è stato, nel nome del Signore, Padre, Pastore, Maestro, Servo, Intercessore, testimone della verità di Dio e della dignità dell'uomo. Che cosa dice oggi questa Santa Chiesa di Milano? Dice: «Noi ti abbiamo amato per il tuo sorriso e la tua parola, per il tuo chinarti sulle nostre fragilità e per il tuo sguardo capace di vedere lontano, per la tua fede nei giorni della gioia e in quelli del dolore, per la tua arte di ascoltare e di dare speranza a tutti». Dice ancora questa Chiesa di Milano: «Noi ti amiamo e di fronte al mistero della morte professiamo la nostra fede nella risurrezione e nella comunione dei santi, che non separa coloro che si amano, ma li chiama a una più alta partecipazione alla gloria di Dio. Noi ti amiamo e sappiamo che ci sei e ci sarai vicino sempre». Dice di nuovo la nostra Chiesa: «Noi diamo lode a Dio insieme con te. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo. Noi diamo lode a Dio che ti ha donato di vivere secondo il tuo motto di vescovo, pro veritate adversa diligere, e che ti ha chiamato ad entrare ora nella gioia senza ombre, attraversando nella fede e nella speranza la fatica del soffrire e del morire. Noi ti abbiamo amato, noi ti amiamo, noi ci uniamo ora al tuo canto di lode. Continua a intercedere per tutti noi». Ho sentito l'applauso corale di tutta la cattedrale e della piazza intera, della piazza del Duomo, sottolinea questo «noi ti abbiamo amato, noi ti amiamo» che ha pronunciato il Cardinale Tettamanzi, rivolto al suo predecessore, al Cardinale Carlo Maria Martini.